Ed ora vorrei esporvi la mia metodologia di composizione musicale ad interpretare una composizione pittorica. Inizialmente è necessario un dialogo con il pittore per cercare di intuire la sua poetica che ha dato origine alla sua creazione. Successivamente osservo tutti gli elementi del quadro, pensando alla realizzazione del video, la cui successione sarà sincronizzata ai suoni, alla musica. Considero anche le possibili visioni dei fruitori osservanti il quadro e le potenziali direzioni visive, dal lato destro o sinistro, dall'alto o dal basso, da uno o più elementi. Ho realizzato composizioni musicali interpretando quadri di artisti che esprimono l'astrattismo pittorico, poiché ritengo che questo stile artistico manifesti caratteristiche di elevata analogia con la musica. Ad esempio, nel contrabbasso sono presenti suoni che simboleggiano severità, rigidità, densità, profondità, robustezza, staticità, autorevolezza, corposità, introspezione, serietà, riservatezza, raccoglimento. Sono anche richiamati il mistero, le tenebre, il freddo e l'ombreggiato, come per esempio il colore blu di Prussia, il caldo che emana al suono della nota Fa nel flauto, in cui sono presenti simbolicamente suoni delicati, riservati, ingenui, rarefatti, dolci, vivaci, riposanti, soleggiati, in proiezione, tenui, trasparenti, sottili, lontani, leggeri, asciutti, sospensivi, scherzosi, deboli. È affine, per esempio, alla tonalità cromatica di verde acqua. In contrasto, per esempio, con il freddo, l'oscurità, la malinconia che emana il suono della nota La nel contrabbasso di uguale ottava o della nota Fa nel sax baritono. Il suono della nota Mi della tromba, luminoso, presente, penetrante e vivo, è possibile associarlo al colore giallo. Il suono della nota Re nel violino è delicato, aperto, suadente, in proiezione, associabile al colore rosa. Nella gamma di sette colori della scala del flauto, nel registro medio, emerge una caratteristica peculiare dello strumento, una colorazione chiara e trasparente, anche delicata,
che con il passaggio ai suoni del registro acuto diventa più brillante. Poi con la graduale estensione in acuti, ancora maggiore, debole, tenue, lontana. Il colore di un do nel sax baritono emana una sensazione di vicinanza, di terrestre, di bonarietà, di rassicurazione, di tranquillità, di goffaggine anche e di ironia. Il colore giallo zolfo lo interpreto musicalmente con note di strumenti in corrispondenza delle sue caratteristiche, abbastanza freddo, chiaro, tenue, di pigmentazione sottile, lontano, umido, immateriale, malsano, debole, come il timbro dell'armonica a bocca. Il primo esempio fa riferimento a registrazioni effettuate su tamburo rullante senza cordiera, utilizzando diversi tipi di battenti. O l'utilizzo anche delle cosiddette spazzole, variando anche la tecnica di percussione, esplorando le diverse zone della membrana del tamburo rullante, con le diverse caratteristiche, zone vicino al cerchio metallico fino ad arrivare al centro della membrana, con le corrispondenze di diverse tonalità cromatiche dei colori. Nello specifico, dalla zona bordo della membrana alla zona centro, è possibile ottenere timbri tenui, freddi o glaciali, anche stoppando le vibrazioni della membrana con la mano dopo la percussione. Esempi di affinità di colore: l'azzurro verde, la giada bianca, il blu di metile, gradualmente fino a timbri meno freddi, arrivando a timbri caldi, come per esempio il rosso aurora. Per ottenere suoni con profondità timbrica occorre modificare la tensione della membrana. Timbriche pastose, metalliche, ad estensione luminosa, utilizzando per esempio la tecnica del rimshot o il cross stick, dal centro della membrana alla zona bordo, da timbri gravi, bassi e scuri a timbri acuti, alti e chiari. Secondo esempio è su un piatto musicale da 20 pollici, utilizzando dalla zona del bordo piatto fino alla sua campana, cambiando tipi di battenti e variando la tecnica di percussione. Dopo il colpo, per esempio, lasciare risuonare il piatto in modo staccato, cioè fermando il piatto in vibrazione, o in modo staccatissimo, in modo che il suono perda il tre quarti del suo valore di durata. Dopo aver osservato lo spazio pittorico del quadro e valutato le possibili direzioni di visione, infine decido la direzione da seguire per la realizzazione del video, ideando le possibili sincronizzazioni colori-suoni, note singole, di quali strumenti musicali prendere in considerazione, oppure di accordi, un'ipotesi di accordo, per esempio do mi sol, che può essere di carattere basilare, equilibrato, sicuro, terreno e gioioso, anche condizionato da ciò che si è ascoltato prima di questo accordo inserito nell'ascolto di progressioni con elementi di tensione e distensione alternati. E realizzo la composizione musicale sincronizzata alla visione del video, con le corrispondenze e i parallelismi fra il linguaggio musicale e l'esperienza visiva.